Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Nico Mastro, che mi chiede di parlare del disco del 1988 Peep Show di Siouxsie and the Banshee. Siouxsie and the Banshee, uno dei miei gruppi preferiti, i primi due dischi capolavori assoluti, e almeno fino al quarto tutti da avere, poi Tinderbox, altro bel disco, e questo Peep Show dell'88, l'ultimo disco degli anni 80, probabilmente l'ultimo disco interessante dei Siouxsie, perché tranne i Creatures e poi il Mantarai solista di Siouxsie, gli altri due dischi degli anni 90, Superstition mi pare Rupture, li lascerei veramente dove sono, perché sono men che mediocri. Invece, nonostante sia stato massacrato abbastanza all'epoca, adesso è un po' rivalutato questo Peep Show, ed è anche giusto, perché comunque il singolo Peekaboo è una fiocinata ben scritta, suonata con gran classe, e la nostra oltretutto utilizza uno stile vocale molto glaciale, e questo rende il pezzo fantastico, proprio unico in un certo senso, col suo ritmo pulsante e tutto il resto, ma anche The Killing Jar, altro pezzo eccezionale, in realtà è altro singolo bellissimo. Diciamo che i singoli che escono da questo disco sono tutti ottimi. Certo, è un disco che forse nella sua interezza non è sempre riuscitissimo, nel senso che non tutte le canzoni sono poi un granché. Certo, il gruppo è sempre basato sui soliti Siouxsie: Severin al basso, Budgie alla batteria, e qui abbiamo anche al violoncello e alle tastiere Martin McCarrick, mentre alla chitarra guest star il chitarrista degli Spaceman John Klein, su produzione ingegneristica di Mike Hodge. Questo disco è quindi un disco più patinato, chiaramente il pop la prende forse da padrone, però la nostra ha dei testi sempre molto interessanti, e poi c'è la stupenda The Last Beat of My Heart, che è uno dei pezzi più belli degli anni 80, sicuramente uno dei migliori di Siouxsie and the Banshee, che qui sono compattissima in questa macabra canzone d'amore, ovviamente di morte molto molto bella, e se il disco fosse stato tutto su questi livelli avremmo parlato di un capolavoro. Ma poi ci sono altri pezzi che non sono veramente niente male, come Burn Up o Scarecrow, senza dimenticare anzi la bella Ornaments of Gold. Quindi nel complesso per me è un disco da avere. Certo, ripeto, i primi due sono secondo me un'altra categoria. Siouxsie più che cantare all'epoca urlava cantando, ed era una voce pazzesca, poi sempre più raffinata come in questo disco. Le composizioni, come ho detto, sono ottime a tratti, discrete ad altri, e due o tre pezzi sono modesti, sono un po' un riempitivo. Resta il fatto che secondo me il disco è comunque un disco molto interessante, uno dei dischi anni 80 di New Wave sulla fine, che comunque ha ancora suo valore, e Siouxsie continuava ad essere molto molto in forma. Poi coi Creatures ha dato ancora un po', e poi tornò con Mantarai, altro bel disco. Insomma, per me Siouxsie è un mito, quindi magari sarò anche un po' di parte, per me io c'ho tutto, quindi anche la merda. Questo invece ogni tanto mi va di riascoltarlo, proprio perché è un disco comunque che sulla fine di un'era in un certo senso riesce però a stare ancora sul filo, e di un certo tipo di canzone pop dark originale. Ecco, tu, questo è secondo me Peep Show del 1988 di Siouxsie and the Banshee. Quindi il link è qua sotto, come ho detto, o andate nel primo negozio di dischi, fatevelo, se ascoltatevelo, insomma, e poi decidete voi se investire o no. Io su Siouxsie ci investirei sempre.